Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuta alla mia ospite telefonica, come al solito di questi tempi, che questa sera è Elisa Sansini. Benvenuta, Elisa. Ciao, ciao Maria Lucia, ciao. Grazie di averci invitato. Ma figurati, mi fa molto piacere. Elisa Sansini, insieme a Valentina Mariani, che è la sua socia, è una libraia, cioè sono anzi delle persone che hanno messo in piedi al centro dell'Aquila, vicino al castello di Federico II, mi pare di aver capito, vero Elisa? Sì, proprio vicino al castello. Una libreria per bambini che è molto di più di una semplice libreria, perché diciamo, rappresenta una realtà dove i bambini possono fare giochi, possono incontrarsi, cioè dove insieme alla lettura c'è anche un approccio pedagogico, diciamola tutta. Spiegaci meglio il vostro progetto, che è un progetto estremamente interessante. Grazie. Il nostro progetto ha preso vita nel 2018. Io e Valentina eravamo due neomamme allora e ci vedevamo spesso e ci eravamo accorte che mancava molto nella nostra città e soprattutto nel centro storico. Mancava un punto di incontro, un punto che potesse rappresentare proprio, non so, un punto di incontro proprio per tutte le famiglie e per tutti i bambini dell'Aquila. E quindi abbiamo deciso di aprire Piripugia che parole, che è questa attività commerciale che si trova proprio nel centro storico. Noi qui vendiamo libri ricercati e ci rifacciamo soprattutto alle case editrici indipendenti, ecco. Sì, questo l'ho capito, che siete anche voi una libreria indipendente. E insieme alle letture fate anche dei laboratori creativi per i più piccini. Cioè, ecco, guarda, stanno passando adesso le immagini, appunto, si vedono tanti bambini, un clown, le immagini che voi mi avete mandato, Sì, no? Quindi come raccontaci no? un po' la vostra. Allora, noi facciamo tanti laboratori, abbiamo iniziato e iniziamo dai 4 mesi di vita del bambino. Ovviamente sono tutti differenziati in base all'età. Certo, all'età, ovvio. Alla base dei nostri laboratori c'è sempre la lettura condivisa, perché noi crediamo nel potere del libro e della lettura condivisa di esso. Poi, partendo da questo libro, ci abbiniamo sempre un'attività creativo-manuale, ecco. E ciò ha riscosso molto successo sia tra i genitori e i bimbi, quelli più piccini, anche con quelli più grandi. Voi siete dentro l'Aquila, quindi dentro una città che ha passato quello che ha passato e che adesso si spera sia in fase di ripresa. Sì, Come si noi. inserisce, ecco, la vostra libreria in questo contesto, che comunque l'Aquila è una città particolare da tanti punti di vista, ma insomma è in questo momento una città particolarmente particolare, mi si Sì. scusi la ripetizione. Noi abbiamo deciso e voluto fortemente aprire in un centro storico che 3 anni fa era sotto lo scacco dei cantieri, della ricostruzione e di altre poche attività commerciali. È stata una nostra forte volontà quella di aprire nel centro appunto per riportare le famiglie e i bambini che frequentavano solo i centri commerciali. E posso dire con abbastanza. Posso dire che ci siamo riuscite perché siamo diventate soprattutto un punto di riferimento sia per le famiglie ma anche per le scuole, per le insegnanti. Abbiamo cercato di creare una rete, diciamo così, e abbiamo avuto anche qualche piccola soddisfazione dal nostro impegno, ecco. Senti, il Covid, come lo avete affrontato? Il Covid l'abbiamo affrontato con tanta grinta. All'inizio ci eravamo un po' demotivate, ma poi ci siamo messe sotto, abbiamo fatto consegne a domicilio, spedizioni e siamo riuscite anche a fare dei laboratori sia online nella modalità da remoto e anche dal vivo quest'estate abbiamo fatto tante cose sfruttando il Parco del Castello, che è un parco meraviglioso che c'è vicino a pochissimi passi. Abbiamo fatto tanti laboratori e abbiamo scoperto qualcosa di più, che farlo in mezzo alla natura ci dà un valore, c'è un valore aggiunto. Qualsiasi cosa vai a fare, anche la semplice lettura, in mezzo alla natura è meglio.
E adesso veniamo al punto. Voi avete dei libri sugli animali in genere e sui cavalli in particolare. Adesso parleremo dei due libri di cui diciamo poi abbiamo pensato di ragionare un attimo, uno per i bambini molto piccini e l'altro per bambini un po' più grandi. Ma qual è, prima volevo chiederti, proprio come anche mamma, come persona, qual è l'importanza del mondo animale per i bambini e della capacità di identificarsi con gli animali, come proprio aiuto nella loro crescita, per il loro sviluppo, diciamo, psicopedagogico, ecco, mettiamola così. Posso dire che proprio i libri sugli animali, sotto tanti punti di vista, sono tra i libri più amati dai nostri piccoli clienti. E non solo il semplice libro sonoro che ci fa sentire il verso degli animali, ma anche le storie che li riguardano, perché gli animali sono piccini, i nostri bambini sono piccini, gli animali hanno voglia di giocare, i nostri bambini hanno voglia di giocare, sono sensibili come proprio i bambini e quindi loro si sentono molto vicini a questo mondo. E devo dire pure, devo aggiungere che le case editrici attualmente utilizzano molto gli animali nelle loro storie e le storie sono cambiate, non sono più come quelle di un tempo, tipo Cappuccetto Rosso, Con dove il lupo abbiamo cattivo, insomma, il sì. lupo non è più cattivo, il lupo è stato molto riabilitato negli ultimi anni dall'editoria dell'infanzia. Abbiamo lupi sentimentali, lupi buoni, lupi che hanno paura e quindi diciamo che il bambino si riconosce nell'animale, perché l'animale è come lui, è dispettoso, è simpatico, è allegro, è sensibile e quindi sulla base di questo posso affermare che sono i libri più venduti. Ed è importantissimo proprio perché, come noi sappiamo, senza questa dimensione della capacità empatica nei confronti del mondo animale, poi la crescita sarebbe abbastanza problematica. E Certo. quindi, è molto molto importante. In questo contesto, i cavalli che ruolo hanno? I cavalli sono tra gli animali più amati, infatti noi abbiamo scelto oggi di portare in trasmissione due libri che sono molto amati dai nostri bambini. Uno è un albo illustrato, quindi un libro dove l'illustrazione fa la maggior parte del Stai lavoro, parlando di diciamo. Mustang? No, vi sto parlando di Di Bucefalo. Bucefalo. Allora aspetta un attimo, fermati perché la regia stava mandando Mustang. Adesso riprendiamo con Bucefalo. Questo è il eccolo, è andato, stai in questo momento in onda Bucefalo, vai. Allora, Bucefalo della casa editrice Asse Bambini è un albo meraviglioso che parla proprio dell'amicizia che si instaura tra un cavallo che ha paura della sua stessa ombra e il nostro piccolo Alessandro Magno. Sappiamo che questa è una storia che voi, gente che ama i cavalli, conoscete molto bene, ma la maggior parte dei nostri bambini, quelli più piccini, soprattutto non la conosce e rimane molto emozionata da questa storia. Invece per i ragazzi più grandi abbiamo Secondo deciso. te perché affascina così tanto? Perché c'è il cavallo che ha paura e noi il cavallo siamo abituati a vederlo, ha paura dell'ombra, noi siamo abituati a vedere l'immagine del cavallo come un animale che non ha paura di niente, che è un animale selvaggio, è un animale più alto, più grande, più forte di noi. Invece in questo caso il cavallo che ha paura della sua ombra, come tanti bambini hanno paura del buio oppure hanno mille paure, questa immagine di questo cavallo li avvicina, ecco, diciamo così. E poi c'è questo piccolo Alessandro Magno che con Che il suo poi modo di diventerà un parla. grande Alessandro Magno in Sì, futuro, accompagnato sì. per tutta la vita o quasi da questo Da cavallo. Ma questo cavallo, sì. senti, e invece l'altro, il Il Mustang, Mustang. sono Allora, foto, mi pare, Mustang d'aver visto o sbaglio. è un Eccolo. libro. Sì, è uscito quest'anno, è scritto da Masta Palattesi, che con questo libro ha vinto il premio Strega del 2020. Per i bambini, quello Sì, riservato ai nella fascia bambini. ragazze e ragazzi. È stato, la casa editrice è il Castoro.
Anche questo è un romanzo, quindi in questo caso ci rivolgiamo a ragazzi, a bambini più grandi, diciamo la fascia d'età dai 9 anni in su. È un romanzo che parla di libertà ed è ambientato alla fine dell'Ottocento in una piantagione di cotone. Si parla del selvaggio cavallo Mustang e dell'amicizia che ha con alcuni bambini che fanno parte di una popolazione. Diciamo che entrambi i libri comunque hanno dei fili conduttori comuni. Primo è il rispetto che dobbiamo avere verso tutti gli esseri viventi. Il secondo è il senso dell'amicizia, perché anche l'amicizia si può instaurare sia tra esseri umani e anche con gli animali. Certo. E l'interazione, che ci deve essere, è importante avere interazioni tra noi esseri umani e anche con gli animali. Senti, vai Elisa, continua. No, volevo dire appunto che questo è il filo conduttore che noi non dobbiamo mai dimenticare, perché non dobbiamo avere solo rapporti buoni tra noi esseri umani, ma soprattutto anche con gli animali. Anche perché se non si hanno con gli animali è difficile averli anche con gli esseri umani, tutto sommato. No, questa è una cosa di cui io sono fermamente convinta, che chi non ama gli animali difficilmente può essere una persona che va d'accordo con me. Ecco, questa è una mia certezza. Senti una cosa, poi parliamo di questa vostra iniziativa a sostegno delle biblioteche scolastiche, ma prima ti volevo chiedere, mi è mai capitato di bambini che poi vi hanno chiesto di incontrarli davvero, i cavalli? Ovviamente, tutti i bambini sono molto, ma molto affascinati dal regno animale e sicuramente li vorrebbero incontrare. Infatti noi pensavamo anche in futuro, quando passerà questo momento, di organizzare degli incontri con alcuni animali, perché comunque riusciamo abbinati proprio alla lettura. E quindi secondo me sarà una delle nostre tappe da raggiungere in un momento post-Covid, ecco, diciamo così. Portarli ad incontrare i cavalli veri, insomma, quelli in carne e ossa. Certo. Senti, voi state, si è appena conclusa fra l'altro la settimana Io leggo perché. Sì. Ci spieghi che cos'è, ci spieghi in che cosa c'entrano le biblioteche scolastiche e qual è stato il vostro ruolo in tutto questo? Allora sì, praticamente questo ormai siamo arrivati al nostro terzo anno, è un'iniziativa veramente meravigliosa che praticamente vuole che i genitori vengano qui da noi in libreria ad acquistare dei libri. Scusa un attimo, se intanto ci mandate un altro po' di immagini, grazie, dimmi. Allora, praticamente questa iniziativa vuole che i genitori dei bambini fanno felici la biblioteca scolastica. E come possono farla felice? Acquistando dei libri da donare alla biblioteca, così da rinnovarla, da renderla più giovane, per darle un po' di respiro. Quindi i genitori vengono in libreria, acquistano un libro, noi lo registriamo su un portale e poi lo doniamo alla biblioteca scolastica, diciamo. Dobbiamo dire che di anno in anno i nostri gemellaggi con le diverse scuole aumentano sempre di più. Quest'anno abbiamo avuto più di 30 gemellaggi e ciò ci fa capire che prima di tutto il libro all'interno della scuola sta acquisendo un ruolo più importante. Magari nel passato il libro tipo albo illustrato, diciamo così. E secondo poi ci fa capire che il nostro impegno nella sensibilizzazione dei genitori sta dando buoni frutti, ecco, diciamo così. Senti, sono scuole elementari, sono scuole della prima anche scuole dell'infanzia. Anche scuole dell'infanzia. Sì. Scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie. E diciamo che tra i tanti acquirenti abbiamo anche alcuni genitori per gli asili nido, diciamo. Perché noi nel corso degli anni abbiamo promosso tanto la lettura, abbiamo fatto laboratori dentro le scuole, abbiamo portato tanto l'albo illustrato anche all'asilo nido e devo dire che abbiamo avuto sempre un'ottima risposta sia da parte degli insegnanti che dai bambini. Senti Elisa, siamo quasi in chiusura di trasmissione, sì. Però io volevo chiederti una cosa, i progetti per il 2021, parliamone. Allora.
quali sono i nostri progetti? Con grande ottimismo, perché io sono convinta che questo 2021 lo dobbiamo accogliere con tantissimo ottimismo. Sì, noi siamo ottimisti di natura. Praticamente questa brutta cosa che ci è capitata, il Covid, ci ha fatto capire però e ci ha fatto acquisire delle potenzialità maggiori. Il primo è che noi ci possiamo appropriare dello spazio esterno, è essenziale per farci creare delle esperienze per i genitori e dei bambini ancora più efficaci. E quindi lo spazio esterno lo dobbiamo cercare e lo dobbiamo utilizzare. Secondo poi il progetto più importante è quello di essere presente anche online maggiormente, così da sensibilizzare la maggior parte delle persone possibile all'acquisto del libro. Noi ci teniamo molto al libro, più che al gioco, perché lui è un oggetto sempre presente, deve diventare sempre presente sia nelle stanze dei bambini che nelle stanze dei ragazzi che nelle stanze degli adulti, ecco. E quindi vogliamo incentivare queste piccole cose che abbiamo acquisito durante il Covid. Bene, sono molto contenta e grazie. Spero che un giorno si possa fare un'intervista a voi insieme a qualche cavallo e a certo. qualcuno dei vostri bambini, va bene? Certo, anche a me farebbe molto piacere. Allora Elisa, io ti ringrazio molto, ricordo, ecco una cosa, chi sì. volesse acquistare i vostri libri, anche sì. non essendo dell'Aquila, che sì. cosa può fare? Magari allora, regalare appunto Mustang o Bucefalo al figlio allora, di qualche amico o ai propri figli ovviamente. Ci può contattare su tutti i nostri social, noi siamo sia su Instagram e siamo anche su Facebook. Ci può contattare tramite il numero di telefono, perché noi siamo anche molto attive su WhatsApp, e in più facciamo spedizioni in tutta Italia tramite libri d'apporto e siamo presenti anche su BookDealer, che è una nuova piattaforma solo per le librerie indipendenti e fa fare acquisti online nelle librerie indipendenti come la nostra. Benissimo, mi sembra che abbiamo detto tutto allora. Grazie mille Elisa di essere stata con noi. È stata molto gentile, ci ha fatto piacere. Arrivederci a presto. Arrivederci, grazie. E arrivederci anche ai nostri telespettatori. Li ringrazio per averci seguito fino a qui e come sempre l'appuntamento è per domenica prossima. Buonasera a tutti.